Il mercato è una torta impastata da milioni di inconsapevoli pasticceri. Non è un club, non è una cospirazione, non sono pochi potenti che si riuniscono e decidono le sorti della terra. Il mercato è il risultato delle continue interazioni, degli scambi che avvengono ogni giorno tra milioni di persone. È la risultante delle preferenze, delle aspettative, della volontà, dei bisogni, dei desideri delle persone. La libertà di scegliere e la libertà di farci scegliere. Sono questi i due pilastri fondamentali di una società di mercato. Ogni volta che lo Stato, che il pubblico, prova a comprimere queste nostre libertà attraverso interventi di varia natura, mettendosi addosso la maglia e scendendo in campo nel gioco economico, quello che noi vediamo è che la cooperazione sociale spontanea diventa più difficile, diventa più rugginosa. Bisogna riscoprire le ragioni del mercato che troppo spesso vengono messe in ombra dalla politica. E questo il tentativo dell'intelligenza del denaro, un libro scritto per dimostrare perché il mercato ha ragione anche quando ha torto.